Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Marco. Ciao, ciao Matteo, buonasera. Eccoci qua, siamo giunti alla 40ª puntata di Tiki Cart. Salutiamo i primi che si sono collegati e chi la rivedrà dopo in differita. Questa sera puntata, super puntata, perché avremo, come avete visto nei post settimanali, Lorenzo Gamblese, vice campione del mondo KZ1 2021, Alessandro Sperrella, grandissimo pilota, nonché tanti titoli, e titolare della Greyhound SIT, che noi abbiamo la linea qui, pubblicità, dai, sì, ragazzi, guardate, bellissimo. Linea Olivingo Le Caboto Greyhound, quindi alti livelli. Solo il sedile, diciamo che è speciale, una lega speciale, ci spiegava Alessandro, no? Giusto? Una super lega, sì. Dopo ce lo faremo. È stato spiegare. Provato già e si dice che vada più forte su qualsiasi deraglio, almeno 3 o 4 decimi, quindi al prezzo modico di 1500 euro. Dai Marco, dopo ce lo facciamo. Prezzo spiegare. Lancio! Dai, scherzi. Senti una cosa, fatti gli scherzi. Poi si collegherà fra poco da Ugento, come loro, comunque Alessandro e Lorenzo, Marino Spinozzi, Spino Project, lo stesso che anche lui sta giù, e parlerà anche di questo progetto del Campus Summer Camp che si terrà a Val Jurata e noi saremo lo stesso partner per questo bel progetto. Allora, sì. Quindi ciao Taglienti, Roberto. Quindi ciao, facciamo Roberto. Entrare innanzitutto i due super ospiti. Partiamo dal più sì. giovane o dal più vecchio? Partiamo dal più giovane. Ma assolutamente sì, Tony Cart, l'altro uguale, giovane uguale. Vice campione del mondo Lorenzo Gamblese, eccolo qua. Buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, come va? Ciao. Bene, grazie. Siamo qui in Salento, Ugento, e insomma, prendiamo un po' di caldo. Ma sto morendo di caldo qua a casa, quindi figurati, immagino tu. Fatti giù, è ben umido. Poi, per la 40ª puntata di Tiki Cart, il grande,
personaggio. Chi lo conosce, chi l'ha visto correre, io già ho avuto la fortuna di correre insieme a Tandarova, grande pilota, team manager, comunque ground, legna dei sedili, il grande Alessandro Spevella. Ciao. Buonasera. Ale. Ciao Alessandro. Tutto a posto? Sì, anche io mi sto arrostendo qui giù. Okay. Qua dice Giannini, è una fibra non lega. È un materiale particolare che non possiamo spoilerare assolutamente, perché è una ricerca fatta dalla Greyhound e quindi naturalmente non possiamo dire più di tanto. Però ecco, prima, è una cosa prima che funziona. Sì, prima di iniziare, molti hanno visto il post che abbiamo fatto sia settimana scorsa, adesso ricordo, che sia oggi. Ci tenevo a precisare che ci abbracciamo la famiglia Domenichini. Oggi ho sentito la figlia di Oddino per la scomparsa di prematura condoglianze, veramente. Nipote di Oddino, quindi era doveroso fare nel nostro piccolo, nostro possibile, comunque un saluto, e lo facciamo anche qui in diretta. Poi ci siamo sentiti anche con Oddino, e quindi un abbraccio forte alla famiglia Domenichini, la famiglia, che comunque sì, è stata da tanti anni nel kart, e quindi era doveroso, quindi certo, c'era da dire. Purtroppo chiudiamo questa parentesi e partiamo con la live, perché bisogna andare avanti, no? E quindi tratteremo diversi temi, ragazzi. Il tema che magari più, diciamo, adesso va di moda, ma è questo caos che è successo, come avete visto, un tema scottante, molto scottante, perché come avete visto anche il responsabile Paolo Bombara ci ha dato in esclusiva il comunicato, che poi avevo detto che lo dicevamo, ma è molto lungo, quindi basta andare nelle nostre pagine o Facebook o Instagram, che comunque è passato, e poi magari ci faremo spiegare nel modo, nel possibile, sia da Lorenzo, che è comunque a corso su nella KZ, che magari l'Alessandro, la sua visione nel possibile, perché comunque ci sono vari aspetti, varie problematiche, poi magari loro lo sanno meglio di noi, ma poi rimanendo nei ranghi che possiamo sapere noi. Parlarne, sì. Ok, certo. Qua ti saluta Salvatore Babaro, Alessandro. Sì, vedo. Allora, partiamo da Lorenzo, che dici, Marché? Assolutamente sì, ci facciamo raccontare il suo weekend del campionato europeo, assolutamente, dai, da Cremona. Lorenzo, raccontaci bene com'è andato questo weekend in quel di Cremona al campionato europeo, per capire com'è stato il weekend, dai. Allora, buonasera a tutti. Sì, diciamo, un weekend non è sicuramente in condizioni che non ritrovavamo da diversi anni noi come piloti, la pista così gommata, e ha messo un po' in crisi tutti quanti, diciamo. Una condizione che, parlando tra piloti, è piaciuta a tutti alla fine, perché guidare su una pista con quel genere di grip così non era male. Poi ci sono stati tanti fattori, come il problema gomme, che poteva dipendere sia da alcune gomme anteriori che sono uscite evidentemente difettose, e in altre occasioni dipendeva anche dalle temperature elevate dall'asfalto, i cordoli esterni di contenimento con l'angolo vivo, e piloti che forse passavano ripetutamente su questi cordoli, e si provocava del blister, una cosa normale che abbiamo già visto ad Adria e in altre piste negli anni passati. E per quanto riguarda il mio weekend, non è stato uno dei weekend migliori, ma neanche malissimo. Sono stato in delle manche lì a lottare un po' più in avanti, poi la finale l'abbiamo conclusa in nona posizione. Non ero abbastanza veloce nella finale, ma in altri momenti non eravamo male. Era appunto difficile gestire tutto il pacchetto, la pista così gommata, non sbagliare mai, perché sulla pista gommata un errore lo paghi il triplo rispetto a un'altra condizione, e appunto anche gestire le gomme da non fargli fare il blister. Infatti ti volevo dire questo, che è una cosa bella, io ho scritto su un post, e poi magari quello che uno pensa non lo dico mai, perché altrimenti dopo la gente si fa dei film, e quindi, visto che comunque è una pagina abbastanza seguita, però ho detto, vediamo anche Alessandro se mi dà ragione, era ora, no, lasciamo perdere il problema delle gomme,
ma era ora che si vedeva una pista in quelle condizioni, perché secondo me da tanti anni si sono viste pochissimo, e lì la differenza, come diceva di Lorenzo, sbagli una curva, poi col KZ. Chi ha corso col 100, chi correva col 100 come correvamo noi, sbagliava una curva, ne passava 8, 9, 10. Ecco, almeno ce la facciamo nel secondo. Ecco. Vero, vero, vero. Però, era... ditemi la vostra, però secondo me sarebbe bello rivedere queste condizioni di pista, perché comunque il pilota fa un upgrade, cioè lì vede la differenza del pilota. Tu le sai che dici? Cioè, io dico che molto, cioè, dovrebbe essere anche molto più divertente, almeno quando correvo io, cioè, mi divertivo molto di più in una difficoltà, diciamo, estrema come quella che era di domenica. È più divertente di trovare le piste sempre scivolose, stare sempre lì a lavorare per cercare grip. Mi sembra più una cosa anche di basso livello, onestamente. Esatto. Certo. Parlando deve avere la prestazione, deve avere la prestazione in curva e tutto quanto, cioè, quello è il vero go-kart. Io nel frattempo riprendo, giusto che un attimo delucidiamo sta cosa, perché te, Lorenzo, hai detto del blistering, no? Io qui un attimo trovo quello che aveva scritto Paolo, che poi mi ha detto, perché mi ha chiamato 15 minuti per telefono, lo ripetiamo a chi ci segue, e noi lo ringraziamo perché comunque ha chiamato a noi, e per noi ci fa un piacere comunque dare un'informazione dopo il campionato europeo. E poi ho detto, mandaci, guarda, io non mi sento di dire certe cose, ovviamente, anche perché ci devi dare l'autorizzazione, e ha scritto queste righe qua. Però diceva del blistering che lui dice tale praticamente non era da segnalare. Allora qui dice che loro hanno avuto, bisogna segnalare che se la problematica è stata molto seria in termini qualitativi, è stata però molto ridotta in termini quantitativi. Nel senso, adesso riassumo, su 1600 pneumatici distribuiti, 27 erano difettosi. Quindi 200 pneumatici anteriori a SVB Chick Option, utilizzati nella categoria Academy, non ci hanno avuto problemi. Ritornando al discorso del blistering, loro volevano dire che non era questione di blistering, ma praticamente quello che lui mi ha tenuto a precisare una cosa. In questi 15 minuti abbiamo parlato tanto, perché comunque è lo stesso più o meno il settore mio, tra virgolette, termoplastici, che il problema, adesso non so come è successo, durante la produzione di questi pneumatici loro hanno un prodotto che serve, si chiama distaccante, che serve per, si va a mettere sui distaccanti per far uscire la, diciamo, la carcassa della gomma dallo stampo, come ho capito. E praticamente è successo che questo distaccante è andato a finire, non so, su queste 50, 27 gomme. E che è successo? Distaccante, c'è la stessa parola, già si capisce, solo distacca. E praticamente non hanno vulcanizzato la spalla gomma con la carcassa, e automaticamente è venuto fuori sto casino che se distaccava, siccome partiva le gomme. Sì. Quindi adesso questo quello che ci ha detto, solo le anteriori. Adesso non so voi ragazzi se è successo anche le posteriori. No. Questo che hai appena spiegato tu è successo solo su, credo, 20 o 30 gomme anteriori. Uh-huh. Ed era un problema proprio appunto legato, come ha confermato anche Leconte, alla composizione della gomma. Sì. E invece parlando di blister, il blister veniva fatto spesso, cioè per quello che ho visto io veniva fatto sulle gomme, sulla gomma d'appoggio posteriore. Ah. E quello viene perché passi ripetutamente sul cordolo esterno, che è fatto a punta, cioè con l'angolo vivo, e la gomma non ha tempo di rinfrescarsi, e quindi avviene questo procedimento che si chiama blistering. E lì non penso sia, cioè per il mio punto di vista non penso sia colpa della gomma. L'abbiamo avuto con Vega Bianche, con MG Gialle negli anni passati, con qualsiasi mescola. In passato, è una cosa legata al caldo, perché l'asfalto raggiungeva i 60 gradi circa. Certo. Il cordolo è così, niente. Se il pilota passa ripetutamente sul cordolo, succedeva questo. Io, però, questo qui del cordolo allora è un problema che infatti mi ha detto anche Paolo. Adesso io poi sono situazioni, no? Che noi possiamo raccontare in maniera soft, poi ci sono altre cose dietro, nel senso che il cordolo ha detto che praticamente c'era un dislivello che si sono alzati dall'asfalto, quindi creava tipo un piccolo, sì, diciamo, scalino. Erano molto, molto aggressivi questi cordoli, diciamo. Poi
certo, la, non è neanche colpa della pista, perché se la FIA, la CIP FIA permette di omologare questi cordoli, la pista ha fatto tutto bene. Dobbiamo però decidere così. Quindi torniamo al discorso che delle volte uno fa delle scelte perché è dovuto da chi sta in alto, che magari poi non è detto. Sì, ma infatti sì. Io perlomeno i cordoli esterni erano quasi tutti quanti. Alessà, secondo te un cordolo così se può è una cosa normale? No. Anche perché guarda, se passi perché la, hanno dimmi, ripreso dimmi hanno ripreso secondo me spunto da qualche altra pista di anni passati, è un particolare, cioè non posso dire buono, no, è buono, no no, però se ci passi metti allora stai in bagare mangi finale, comunque ti vai un sorpasso qualcosa, tu ti vai allargare, vai sopra con le faceva danno sul passaggio. Si sente. Ecco, allora si sente, io vorrei dire una cosa, perché bisogna pensare anche agli eventuali, no? Perché comunque stai in gara, quindi automaticamente, oltre che fai tanti, poi magari ti puoi anche far perdere i cappotti, quindi le voci sembra... No, sicuro assolutamente, è... Cioè, sicuramente è non è facile come sei piatto. Sì. Capito? Quindi uno, come, cioè nel senso, loro dovrebbero anche tutelare, no? Un po' tutto, quindi magari... Però queste cose che vedono loro... Io tengo a precisare che mi è arrivato un vocale da un team, diciamo da un pre-meccanico su un team dei top 5, però non facciamo mai nomi giustamente, okay. Che hanno voluto dire che comunque non sta bene come spiego, perché dopo magari si potrebbe capire chi potrebbe essere, che magari erano velocissimi il venerdì e il sabato, dal turno prima mettono le gomme, si sono alzati da mezzo secondo. Adesso non so quando avete fatto voi, ma anche la situazione, tu come eri Lore, nel senso, sapevi questo problema qui, cioè anche a livello mentale, come ti si prende, perché comunque non sai quello che ti capita, non sai anche durante la maggio o le finali. Ma io sinceramente con un po' dell'esperienza che ho io non mi sono fatto troppi problemi a pensare quello che potesse succedere sulle gomme, ho cercato di gestirle nel mio modo migliore, delle volte ci sono riuscito, altre no, però guarda, io non ho, personalmente non posso dire di aver avuto problemi di prestazione con un treno da un set a un altro set di gomme, questo non mi sembra di averlo riscontrato, però io ti parlo di quello che ho vissuto io nel mio weekend. Magari essendo tantissimi piloti, alcuni piloti hanno avuto appunto questo problema, non lo so. No, magari anche la bravura di sapere anche comunque mettersi adattarsi un po', adattarsi. Sì, anche quello, però grosse differenze da un treno all'altro, cioè parlare di grandi differenze di decimi, non ce ne sono state, secondo me. Ma giusto per capire, Lorenzo, ci sono stati più problemi nella KZ2 o nella KZ1? Ma io ho visto più problemi KZ2, mi sembra. KZ2. Ah, sì. Quindi KZ2 hanno avuto più casini. Sì, vabbè, loro sono anche più piloti. Ah, sì, è vero, sì, quindi la percentuale aumenta. Ma tu, credo sì. Alessandro, visto l'esperienza che hai, come hai gestito? Non di nel senso, magari le pressioni, quello che è, le cose che magari troppo approfondite, ma a livello magari che non sei accorto, dici faccio questa operazione, cioè ti è cambiato qualcosa a livello di assetto, io mondo quello che puoi dire, insomma. Ma con le gomme proprio della gara, dici? Della gara, durante il weekend. Abbiamo lavorato come avremmo fatto in un'altra pista, ovviamente. Quindi, ogni pista c'ha la sua direzione, qui abbiamo usato altre cose, altro materiale. Però non è che avete stravolto, cioè, assolutamente no, questa cosa, questo è importante. Assolutamente come no, ma se guardi bene, andavano bene anche i ragazzini, tipo Taponen, tipo Valtanen, ragazzi che stanno facendo lo K. Sono pochissime che fanno in KZ, erano velocissimi, cioè c'erano 5 tonni carte nei primi 10. Per dirti, andavano bene. La roba andava bene, ha vinto chi è che andava alla fine, è stato secondo me forte, anche in Belgio andava forte, secondo me se l'è meritata, ha vinto, è giusto che ha vinto. Tengo a precisare, visto che Alessandro lo conosce bene, e poi giovedì prossimo avremo il, secondo me, proprio il mago scritto di Nocchiesa, direttamente europeo, quindi cioè, questa sera abbiamo Lorenzo e Alessandro, infatti peggio stiamo sempre a questi livelli, quindi avremo di Nocchiesa lo stesso, e terei a fare i complimenti sia alla Kart Republic, poi ce lo faremo dire direttamente da Di Nocchiesa, ma allo stesso
Paolo Ippolito, che poi verrà in diretta, ci siamo sentiti l'altro giorno per congratularci, che Alessandro lo conosci bene, giusto? Sì, ha corso con me dalla minicar. Ecco, cioè, oh, guardate chi, guarda, ho detto di Paolo Ippolito, eccolo qua. Grande Paolo! Ciao Paolino! È un bravo ragazzo, alla fine è sempre andato bene, veloce, cioè lo dimostra, alla fine ha vinto con diversi go-kart, quindi c'è poco da dire, alla fine va bene. No, no, infatti io ho visto anche... Quelle cose, bisogna fatto... sapere che si combinano. Certo. Ma poi se l'ha meritato, in tutti i sensi, nel senso... Sì, è sappiamo, stato no? Sicuramente il più costante e alla fine è arrivato a vincere il titolo, per quello, no? Certo. Ha fatto due volte secondo nelle finali, stava sempre davanti nelle manche, quindi più che meritato. Ho sentito l'intervista che comunque fino all'undicesimo giro comunque aveva spinto, magari girava... come Senna, chi è, no, Senna era Senna. Sì. Io ho sentito normalmente... e poi lui comunque sapendo che bastava podio, infatti vogliamo sapere nella testa di Paolo che pensi solo. Io stavo pensando cosa avrà pensato, perché mancano 14 giri, un campionato europeo. Oltretutto, normale, c'hai paura perché qualsiasi cavolata ti succede, in più c'era il fattore X gomme, perché comunque. Ragazzi, ditemi quello che volete, ma pure tu, Lorenzo, se, sapendo che è successo questi problemi, magari non... Dicevo, no, certo. La pulce sull'orecchio ce l'hai sempre, no? Ci pensi? Pensa, sono lì a giocare nella posizione che conta, certo, fai la massima attenzione per gestire al meglio la gomma, o hai qualche dubbio, appunto, che potrebbe succedere qualcosa, certo. Certo, certo. Che poi, ripetiamo, Yami KR, l'unico Yami in KZ. Sì. Quindi, stata andava forte, hanno fatto un bel lavoro, quindi anche il lavoro di sviluppo che poi Paolo ha iniziato pure, mi sembra, da Lorenzo Sferrelli è arrivato il dolce. Portalo qua Roberto, saluto Roberto Profico, assisti Roberto Profico di Alessandro. Sì, stiamo prendendo il caldo per lui, ecco perché ti porta il dolce. Ci puoi spoilerare qualcosa? Sta andando forte, come va? Come va Roberto? È preparato per questa gara? Sta andando abbastanza bene, sì, ce ne sono diversi che vanno bene, domani vediamo un po' che si riesce a fare. Ecco, qua ci dice Salvatore Paparo. Anche Bertuga, insieme a Paparo, Paparo ha fatto 7º-8º, sì, mi sembra, se non sbaglio. Bene, Bertuga, sfortunato in Belgio lì, io ci sono rimasto perché comunque, prime gare KZ sono passati tutti, io pure le prime gare, partenze, comunque due stili diversi, perché il monomarcia raccordi e arrivi il KZ e trovi le persone che tutte tra i tuoi diversi, non è completamente diverso. E io ho rivisto la gara, l'abbiamo pubblicata, lo stesso va, grande, grande gara Alessio Piccini, che comunque ha fatto... Sono stati bravissimi. Stato al comando fino 14-15 giri, poi dopo è stato attaccato, adesso non mi ricordo, quello che poi ha vinto l'Europeo e poi ha fatto terzo, quindi salutiamo anche Alessio. Qua ci dice, ragazzi, come vi spiegate che in KZ2 piloti con poca esperienza come Bertuga, Michael intende Paparo, riuscivano comodamente a stare davanti con una pista del genere? A voi la risposta. Hanno delle capacità da stare lì davanti. Non mi piace quello che è entrato. Pensavo che era una donna. Marino, gira il telefono. Ecco, è entrato. Noi vedi, facciamo tutto, anche Spino Project. Ciao Marino. Ciao a tutti, buonasera. Marino, sei saltato qualche volte, recinto, dire, che hai fatto? Ecco. Sei andato a fare una saldatura, che hai fatto? No. Ho preso il sole oggi. Ma stai abbastanza abbronzato. Dove stavi? Al centro spa, Marino? Dove stavi? No, è tanto tempo che prende il sole, vedi il risultato. Chiama Tosca. Fa lavoro degli altri. Ma come procede questi primi giorni? Ci potete spoilerare qualcosa, dai, a livello generale di KZ, under e over? Oggi è il primo giorno. Oggi è il primo giorno, un po' troppo complicato, diciamo, perché... Problema gomme non ci sta? Allora, problema gomme realmente no. Nel senso che fortunatamente le gomme... almeno a mio avviso non hanno i difetti che avevano purtroppo a Franciacorta a livello di equilibratura. E... però purtroppo ci sono differenze tra i treni che sono stati portati qua e i treni magari vecchi,
E quindi adesso io non so se loro hanno riscontrato però, i stessi. Partiamo dalla base, cosa. Ma aspetta. Innanzitutto la pista come l'avete trovata? Rinnovata? Asfalto nuovo? Beh, la pista è sempre, la pista è sempre quella, è scivolosa, ci sono alcuni punti dove c'è la resina, scivola tantissimo. Quindi trattiamo con la pista con la resina? Sì. Okay. Ma sta storia di queste resine, ora vanno messe in modo dappertutto, voi come la vedete? Non lo so, resina che avanza a sferella e tanti altri la buttano nella pista. Non avanza, mi serve. Qua sono il top, ragazzi. Quindi, oh, guarda, prendiamo la parte migliore. Aspetta, che cosa, dobbiamo Alessandro, cosa? Alessandro, per favore, gli dici che quello lì, Alessandro, gli dici che quello lì lo deve montare. Non è che se lo deve tenere per appoggiarci allora, il cellulare la sera quando va a dormire. Invece la palla bambera, aspetta, torni dopo. Invece la palla bambera, allora. Siccome qua noi, la gente ci segue in danni, ridiamo, scherziamo, ma fondamentalmente Alessandro è serio, io sono serio, voi due un po' meno, Lorenzo è serio, voi due un po' meno, ogni tanto secondo me l'unico più serio di tutti è Lorenzo, però vabbè. Io e Alessandro siamo andati giù, abbiamo visto tutto, cioè lui ha fatto tutto quanto, c'ho già due tre sedili, uno è montato, adesso andranno montati, ma tutto non possiamo dire sul l'Italy Track Tour. Scusa Matteo, vabbè, ma fatemi finire. Tu vuoi dire che sei stato da Alessandro per dargli indizi particolari sulla messa a punto del sedere? No, è venuto a vedere. Dai, parliamo seriamente, però se no, allora no, siamo andati giù perché comunque per noi è un piacere, perché comunque una ditta Greyhound che sta su quasi, diciamo, in buona parte delle case costruttrici. Sì. Poi ultimamente ci ha mandato anche lì, ho visto il post, abbiamo messo lì un nuovo prodotto che fa paura, ma non perché adesso noi abbiamo la linea, c'è cioè una collaborazione, è perché realmente è una cosa vera. Quindi sono andato giù perché a me mi piace come abbiamo fatto con Nlab Design, da direttamente, no? Quindi non avevo visto mai l'azienda, e quindi devo dire che l'azienda non pensavo che era così grande, senza quando, quindi bisogna dirlo. E mi piace comunque, visto che comunque c'era una collaborazione, abbiamo parlato del più e del meno come si poteva fare. Adesso comunque inizieranno che i carte che porteremo, non tanto in Sicilia, che questo Italy Track Tour saremo direttamente delle piste, ma con carte, giusto Marco, dalla pista, no? Sì. Poi partirà la secondo stage, che comunque la Greyhound, lo stesso nostro partner, ci aiuta lo stesso nell'Italy Track Tour, verranno montati su due carte identici, che non spoileriamo, ma più o meno si potrà sapere, perché ci ha chiamato una ditta, quindi... le altre, diciamo, puntate dell'Italy Track Tour saranno ovviamente, diciamo, una collaborazione con i sedili Greyhound, e quindi testeremo anche questi qua, ma c'è poco da testare perché i risultati parlano chiari, quindi cioè, le chiacchiere stanno a zero, i fatti, quindi Alessandro gli ha dato atto che ovviamente è anche ex pilota, quindi con Lorenzo e lui è normale che qualcosa viene fuori, come provo a fare qualcosa, dai. Però questo è importante, perché magari ci stanno andati, se sono messi a fare i sedili o altre cose, io adesso ho i filtri, io dico in generale, ragazzi, puoi avere la massima esperienza, ma è come tutte le cose, no? Come il calciatore che fa dopo l'allenatore. Marino adesso c'è un team che poi ci spiegherà anche del progetto, che secondo me è bellissimo, come stanno i ragazzi. Io vedo invece ultimamente che molti si inventano qualcosa tipo tecnici, qualcosa che non sa che l'altro giorno magari faceva il piastrellista, o per carità, però andiamo su un altro campo, poi va dato atto, ragazzi, che magari io ci tengo in questa live con Marco, diciamo spesso che magari di dare una linea, perché in giro si vede tanti che magari abboccano, ma no, perché abboccano, perché è come se io vado a fare a comprare una moto da cross, non so quello che è, e trovi il ciarlatano, che è quello che te vende solo. Cioè, deve essere un piccolo aiuto anche per quei ragazzi. Se fa capire anche ragazzi, divertire di affiancarsi a persone. Adesso noi abbiamo la linea con Greyhound e Embrosione, ma non è che ci viene, nel senso, cerchiamo di venirci incontro, magari abbiamo parlato anche di altri team o qualcosa, non è che facciamo pubblicità. Noi è due anni che ci conoscete così. È normale che adesso, man mano, visto che siamo abbastanza visti, ci sarà collaborazione o qualcosa. Però noi siamo limpidi e puliti. Quindi se io ritengo che devi venire in trasmissione una persona che è competente, quando vinto sempre, cioè Alessandro campione, quanti hai vinto? Italiani hai vinto, Alessandro? Europeo, c'è cioè una cosa. Sembra tre. Marino, open, campione no? Europeo, tre italiani, cioè Lorenzo uguale. Cioè, quindi va dato anche, magari tanti lo diamo per scontato, Marco, che ci seguono, che
e noi che sanno chi so, magari ragazzetti 18-20 anni, dice chi è, conosce Lorenzo. Ecco, vedere su questa live qui, gli unici due incompetenti siamo io e tu, Matteo, per farti capire. Tra virgolette, manca un po' di tempo, però alla fine... Poi diamo spazio agli altri. E almeno anche due siamo corsi, però è giusto. Io Alessandro ci mancano i capelli, quindi qualcuno dice no, aspetta, cambio sport perché altrimenti il go-kart fa casca i capelli. No. Andate tranquilli che anche, c'è anche gente che accelera con i capelli. Ecco Alessandro, Roberto, guardate Lorenzo. Ha trattato, vedi, Roberto Proficco ha trattato una cosa nuova, diciamo. Non è nuova, che io già con Alessandro lo sapevo. Prima, però per le persone che l'hanno visto oggi in una foto è stato io ho detto dimmi tu postato. Alessandro, possiamo far vedere o già aspettiamo? No, lo puoi far vedere, è una cosa che allora, sto facendo, ma più che altro anche per una, cioè, non una sicurezza, cioè, per aiutare, sì, certo. Senti, lo metto, aspetta, prendo una foto. Oh, facciamo come delle vendite per le prime 100 telefonate che è lo sconto del 10%, aspettatevi. No, i primi 100 messaggi facciamo, dai. Allora, aspetta che me lo rigiro, lo mando a te Marco e poi lo riprendo. Oh, potete venire a parlare, io lo dando qua. Pizzuti. Alessà, io l'ho visto oggi, se ce n'hai uno darsi, lo potrei montare. Costa. Il problema è che l'ho fatto proprio all'ultimo prima di partire. No, ci puoi dare qualche spiegazione, Alessandro, per quale motivo? Allora, mi è venuto in mente proprio onestamente durante il viaggio di ritorno da Cremona. Cremona. Sto cercando se effettivamente può fare o meno per aiutare la gomma, diciamo, d'appoggio posteriore, perché effettivamente si scalda veramente tanto. E cercare di fare veramente un convogliatore, non una cosa finta che ce lo metti, ma alla fine non è niente. Bravo, sto cercando di provare se veramente aiuta. Questo non è un pezzo definitivo, è un primo prototipo. Certo. Sto cercando di capire. Allora, ci vuole del tempo. Si vede, ragazzi, perché per questo non mi fa zoomare. Sì, si vede abbastanza. Se poi... Così? Così, sì, sì. Io perché sto sotto io non vedo. Ditemi. Okay. Ecco, allora. Ok, puoi spostarlo alto e basso per farlo vedere così. Okay, alto e basso. Sì. Poi ecco, allora, spiegaci un attimo la caratteristica, perché guardate, quella è la gomma posteriore, quella lì, ragazzi. Questo che è in carbonio, no? È finto carbonio. No, questo è lo stesso materiale che uso. Ok, per sì. Ok. È un tessuto con un trattamento silver. Dove, lo stai già testando anche uccendo, l'hai provato oggi, Ale? Sì, l'ho fatto per Roberto, sto provando con lui. Vediamo un po' intanto come va per la gara, vediamo se ci porta qualche beneficio, insomma. Certo. E tu con questo convogliatore, praticamente, Alessandro, che cosa ne trovi vantaggio? Cercando di non far, essendo che la parte interna della gomma è il punto dove sale di più veramente la temperatura. Okay. Con il caldo, prende anche il caldo del radiatore. Sto cercando di mandargli un po' di aria pulita, più che altro è fresca. Anche, una cosa, anche qualche grado aiuta. Abbiamo avuto Marco Pagani, no, della KE, sì. E aveva fatto una cosa, aspetta che dopo poi lo rimettiamo, aveva fatto una cosa del genere, però ci disse che dopo alla fine, una volta gli l'aveva abbassato come omologa, e la seconda, non so, il marito è sparito, e la seconda... Sto vedendo anche con persone addette al mestiere di capire come si può usare, se ecco, si può uno usare già l'aveva in ambito nazionale, vedi che in ambito nazionale che in ambito internazionale. Ok. Paolo, contatto direttamente Alessandro, Sfebella, Greyhound, poi magari ci avrai un 5%. C'è Alessandro Piccini, eccolo, va. Vado dietro con i commenti, poi magari ci avrai il 3%. No, stai a parte scherzi. Comunque è una cosa da provare. Sono rimasto dietro con un po' dei commenti, ragazzi. Allora, come già dicevo, questi, poi parliamo un attimo anche un po' di stili, di oceano, parliamo un po' di tutto. Tanto ci abbiamo fino alle 3 di notte, ci abbiamo tempo, quindi. Allora... Come già dicevo, queste ultime gomme danno al 90.000 e quindi questi sono adesso ancora tempo. Buonasera a tutti. Un caro saluto a Alessandro Lorenzo, Gaspare Vesco, il re Alessandro Piccini, ciao Ale, tanto che poi... Ciao. Complimenti ad Alessio, saluto a Gigianna, la grande Gigianna. Anche lui. Il Camblex e lo zio. Poi, per lei è un basso avanti, lo so, vedi, Alessandro. Sì, no,
Vabbè, Giuseppe Ippolito, che è il papà di Paolo, sarà adesso. Non... certo. Penso di sì, sì, Giuseppe, come no? Okay. Ciao Giuseppe, complimenti a tuo figlio, beh, ce l'abbiamo fatto. Michela Miniera, ciao a tutti, vediamo perché con voglio due stelle, 9, 2, 3, 9. Ne voglio uno. Paolo, ok, ci stavamo. Newy fa un baffo, dai, restando sta su queste cose. Ma guarda, quando sono andato giù, mi ha fatto vedere l'attenzione ai particolari e ci sono rimasto, Alessandro, ma no perché non ci conosciamo, però della... cioè, un conto fai una cosa, un conto lo fai con passione e poi mi ha detto delle cose che... sui sedili, mi ha fatto capire che io, da ignorante, guarda, perché delle volte tu, io come le calzature, provi, vedi in giro e fai, cerchi il meglio da tutto e fai un bacco unico. Lui mi ha fatto vedere un po' di cose, mi ha detto guarda qua, e come faccio io? E io a delle cose, mi ha fatto notare su un sedile, non ci avevo mai fatto caso, e vedendo un sedile poco tempo fa di altri, ho notato, dico, allora qua non va bene questa cosa. Però mi ha spiegato, e quindi... cavolate, ma già là ti fa capire la differenza. Sono le piccolezze che fanno la differenza. Allora, fa la differenza nel tempo ogni cosa se fai fatta bene. Se tu cerchi di fare subito tutto, alla fine... no, Ale. Ma lo faccio perché mi piace. Alla fine, io sono tornato da Cremona, ero stanco, ho dovuto ripreparare tutta la roba per partire, per Roberto. E la sera mi sono messo là dopo cena, sono tornato a fare lo stampo per fare questo pezzo. Magari sarà una stupidaggine, non servirà o verrà buttato lunedì prossimo che torno a casa. Però andando mi piace, lo devo provare. Certo. Qua dice Ciuffolo, Mattia, Lorenzo è muto. Lorenzo, il prossimo appuntamento mondiale? Sì, sicuramente il mondiale, non so se ci sarà anche un'altra pre-gara per preparare, insomma, per allenarmi un po'. Lorenzo senza frutta? Sta seccata. Ma, oh, Alessà, col dire del mondiale, io... c'è stato quello per 30, no, Master, come lo chiamano? Ah, hanno fatto già la Master. Over 38, no? Sì. Allora, penso adesso, tanto si sa in giro, no? Chi ci ha salutato poco fa dovrebbe farlo. Vediamo se ci segue ancora, se ci dà la conferma Alessandro. Come ho sentito anche Roberto, Alessandro. Pure Roberto, Alessandro Manetti, in teoria dovrebbe rifarlo, beh, Davide Forè. Io vorrei partire solo per venirlo a vedere questo mondiale. Io infatti vado a vedere. Aspetto per la capacità 1, però per rivedere questi campioni... Pure io rispetto, ma mi piace più quello. Un bel effetto. Ma tanto, tu Alessandro potresti rifare che garetta, però. No, io basta, già ho dato, basta così. Mi piace vedere quei mucchi selvaggi. Cioè Alessandro, non ti passava o ti montava sopra. Oh, a me sono il peggio dei selvaggi, quindi me lo sto a casa. Te lo dice uno che c'è un video, io l'ho nato, che me l'ha mandato Francesco Laudato, che io sarei sopra lui. Vabbè, stavo con Lenzo, dovevo dare tutti i primi due giri perché dopo addio e vedevo che andava sopra Alessandro. Madonna, vabbè, quindi... ognuno ci ha avuto i suoi momenti tristi, feroci, diciamo. Ecco, Sparrella è come la dinamite, Alessandro. Sì. Ma ricordo, allora, qua ci saluta Lino. Ma Marino, dove è andato a finire? Madonna, niente, dovevamo parlare del campo. Secondo me si è perso. Qua ci saluta Walter Kelly. Ciao, Walter. Quindi, allora. Giù chi seguite allora? Tu o Roberto Profigo? No, siamo allora, entrambi per Roberto. Ah, fresco, Roberto. Okay. Allora qua Roberto deve... visto la... Punto in alto. Se sperate ancora faccio io il calcio. Una domanda così in amicizia, ma il motorista cosa dice? Ah, Luzzi. Il motorista non parla. Non parla oggi? Lavora. Non parla, lavora sempre. Quanti ma è ancora al lavoro o è ritornato in hotel? No, adesso è a cena. Ah, è a cena? Sì, è sera, È strano. Senti, ma quanti per di so over quello dove sta Roberto? Più o meno all'incirca 17, 18, mi sembra. Pochi? Sì, in questa gara sicuro quasi la metà di Francia Corta. Cavolo, scesi. Eccolo Marino. Qua dice Giuseppe Alessandro Sperasi, lo fa vincere Mani Vasse. No, quella, guarda che mondiale dai nomi è tanta roba. Marino, ci siamo? Marino, stasera è tornato da Nafter, non so, da Riccione. Non so. Oh, gira il telefono, ci senti Marino? Sì, adesso sì, prima no. Ma secondo me non stai lucendo, stai a Riccione. No, sto lucendo, ma qua non prende il telefono, quindi... No, sta tornando poi da prima ieri. Prima mi ha chiamato Jacopo e nel frattempo è cascata la linea, quindi... Oh, qua è una diretta seria, cioè stiamo a parlare di cose serie.
Hai ragione, però Jacopo è Jacopo, scusate. Lo so, no, saluto, giuro. Allora, prima, da un attimo dopo che vorrei, un attimo parliamo del campus, poi quando state faremo le lettere 10, ci tenevo anche con Alessandro, un attimo una cosa, se ce lo puoi spiegare in linea di massima della Greyhound, no, qualcosa di come siamo fatti a sedere, se ti fa piacere Alessandro. Un articolo... Pensaci, ora facciamo parlare a Marino. Marino, allora, siamo fatto questa diretta anche per parlare delle Summer Camp, che secondo me è una cosa figa. Summer Driving Camp. Driving Camp, vabbè, adesso mo c'è sta posto. Che è una cosa molto bella, perché io dico, quando ci sono i ragazzi, i bambini di mezzo, e è una cosa bella, perché comunque non è che la fanno in dandy. Quindi magari in linea di massima, poi dopo qualcuno ti contatterà come funziona, tutto quando noi facciamo... Siamo dei batter a livello di pagina, comunque pubblicità, queste cose qua. E saremo presenti uno dei tre giorni, non so se dura tre giorni, Marino? Sì, dura tre giorni, dura... Un giorno saremo lì e faremo dei video qualcosa, vai. Allora, praticamente è l'1, 2 e 3 agosto, quindi lunedì, martedì e mercoledì abbiamo approfittato, diciamo, di agosto per cercare tutti quanti i bambini che sono in vacanza, non sono a scuola, non sono impegnati e... Teoricamente l'1, 2 e il 3 ancora non sono in vacanza, diciamo, non sono fuori in ferie. E visto che siamo con il cartodromo di Val Vibrata, e io come istruttore, il cartodromo di Val Vibrata come centro tecnico federale, e quindi abbiamo approfittato di cercare di fare questo camp. Grazie anche a, diciamo, alla Tony Carter, OTK, che ci fornisce i telai, quindi andremo ad utilizzare gli stessi kart per tutti quanti i bambini. Facciamo i bambini dai 6 agli 10-11 anni. Utilizzeremo gli stessi kart che utilizzano nel summer camp della XAI. Ah, quelli sì, okay. Prima specificavo summer driving camp, perché quello perché della XAI. Comunque abbiamo diversificato un attimino il nome. Anche se leggermente, però confronto al summer camp che fa proprio la XAI. Poi okay. Antonio Dettori è uno degli istruttori che so adesso, cioè, non siamo l'altro giorno su quello lì della XAI. E quindi andiamo a utilizzare gli stessi kart, quindi la stessa attrezzatura. Io sono comunque un istruttore, diciamo, federale, ho la tessera, tutto quanto, ho fatto il corso. E cerchiamo di fare un tre giorni per cercare di far avvicinare o comunque cercare di insegnare il più possibile in tre giorni a questi bambini, no? Questi ragazzi che vogliono iniziare l'avventura, diciamo, del go-kart. Una cosa, voi un ragazzino di buon genere ti chiama, ti dice, vabbè, il costo è questo, voi gli fornite tutto. Noi gli forniamo il go-kart, go-kart naturalmente completo, gli forniamo la tuta, che siamo sotto questo punto di vista qui, siamo appoggiati, diciamo, dalla Freemind, che farà delle tute personalizzate che noi lasceremo direttamente, omologate, che noi lasceremo direttamente ai ragazzi che parteciperanno a questo camp. E in più avremo una persona che farà praticamente in questi tre giorni foto e video, e poi ad ognuno gli daremo un file con tutte quante le foto. Matteo? Sì. Bravo, sì. Matteo. Io se vuoi gli adesivi ti rimetto, la metti gli adesivi ovviamente. Quello non è un problema, lo sai Matteo. No, ci farebbe adesso. Colgo l'occasione per dire ad Alessandro. Già va bene. A Lorenzo, no, Alessandro, scusa, a te non ti voglio. A Lorenzo, Alessandro, già lui... diceva va bene. Alessandro, per questo è impegnato. Ci farebbe piacere l'ultimo giorno, quando andremo a consegnare, diciamo, i diplomi a tutti quanti di partecipazione a tutti i ragazzi, se puoi venire. Naturalmente Alessandro, sto scherzando, se vieni anche tu ci fa piacere. Quindi per consegnare i diplomi di partecipazione, naturalmente il vice campione del mondo, quale onore. Certo, perché no?
per 500 euro Lorenzo anche 400. Tanto paga tutte le piccole capote. Sì, no, no, sì, sì. Una cosa. Allora, ci stiamo. Qua tutte le piccole capote sta in declino netto, quindi fra mole dirette neanche se vedrà più perché qua il budget. Ma Lorenzo non c'ha paura di 500 euro. Me è tre mesi di Lorenzo. Marco, c'ho tre mesi di tradi. No, guardate che mesi non mi paga. Fate pubblicità, solo 200 pezzi. Guarda, ma che robetta. La numero 37 è prenotata. È ovvio, dopo le do pure Alessandro. Però Matteo, prende. Di questo dobbiamo parlarne, devo fare la 37 bis. Perché? No, per Jacopo. C'è per Jacopo. Ah, vabbè, facciamo bis. Guarda, vintage, nera e bianca. Top, le vengono posta. No, Matteo, io però la voglio nera. Perché? Ecco. Perché nera? Perché te sfinisce. Pure io. Perché ecco, nera? Perché sfinisce. Ecco, capito. Top, stiamo avanti, ragazzi. Comprate, a parte scherzo. Comprate. No. Prezzo, e quindi niente, quindi facciamo questo camp, secondo me verrà fuori, penso e spero, una bella cosa. Jacopo ha detto che vorrebbe salutare. Vai, Matteo. E dove sta Jacopo? Non lo so, tu lo sai che Jacopo vuole... Fallo in grazie. Ma allora, noi... Siamo così. Ormai sono 2 anni che ci seguo la gente. Ci continuiamo a seguire, quindi penso che un minimo. Eccolo Massimo Baggini che già l'ha prese 2. Il suo fratello. Prenotato la 27, Paolo Perroni. Oh, allora, me devo segnare il numero del capo. Andiamo avanti. Allora, Marino è sparito un'altra volta. Va bene, Paolo, scrivi. No, eccomi. Cito Sportella, buonasera, Lucendo. Io domenica avevo fatto una pensata. Dicevo, praticamente niente, questo camp per tutti coloro che magari sono interessati a far avvicinare i figli che magari non sanno come fare perché alcuni hanno dei kart ma non sanno come avvicinarsi o altro, possono venire da noi e forniamo tutto noi. A parte il casco, il resto lo diamo tutto quanto noi. Quindi se vogliono possono contattarci. La vostra pagina o tramite il mio numero di telefono. Nessun comunque problema. Abbiamo fatto anche la pagina Facebook Summer Driving Camp, possono contattarci tranquillamente e chiedere tutte quante le informazioni. Io chi ci scrive ricito il numero, anche se c'è delle volte oggi diciamo proprio questo con Marco, la gente scrive messaggi che tante volte oltre che arriva noi abbiamo il messaggio in automatico scritto tutto perfetto. Il numero poi dovrà uscire lo shop, ma tempo ce l'abbiamo poco. Ci abbiamo le mail, gli scrivi, ti ricordiamo a scrivere, ma ci sta scritto il numero. Quindi, anzi, qua lo rimandiamo, 335-766-667 o le mail, quindi più di quello. Però tante volte la gente scrive e poi si prende. L'unico problema è che siamo stretti con i tempi perché la Freemind, facendo tutte personalizzate, e quindi andiamo con proprio... Cioè, noi forniremo una tuta... proprio con il nome del pilota e quindi non delle tute standard o comunque con tale come? No, era sotto audio sotto era. Okay. E dicevo praticamente siccome siamo un attimino con queste tute così in questo modo praticamente purtroppo entro la fine della prossima settimana dobbiamo chiudere le iscrizioni altrimenti non facciamo in tempo. Normale che sia così, dai. Giusto. Ecco, meglio che la settimana prossima chiuderemo. Stavo parlando comunque, con Marco. Per partiamo dal presupposto che al momento abbiamo già 7 o 8 iscritti. Quindi siamo più che contenti. Speriamo di riuscire a chiudere tra i 10 e i 15 e va bene. Ma perché massimo se 15 è un numero chiuso? No. Diciamo io vorrei chiudere diciamo 15, sì, non farne più di 15, però 15 sarebbe un sogno, diciamo, arrivare subito al numero. 15 è un bel numero, massimo, no? Marino, un bel numero di bambini. Noi eravamo parlato, poi dopo magari facciamo con Alessandro, cerchiamo di fare una cosa, perché molti ci hanno scritto e però il tempo non è poco. Avevamo pensato tempo fa con Marino, Alessandro anche glielo ho detto, però sarebbe bello comunque dai team, comunque preparatori, un po' tutto. È un'idea che ci abbiamo avuto, però visto le richieste di molti amatori che ci seguono, di fare tipo un camp, però no, per i più grandi, fornire tutto, quindi dal telemetrista, telaiista,
Ghost Driver, però aspetta, il nostro Ghost Driver non si chiama Ghost Driver, si chiama Maestro, perché io la parola stai attento a parlare, scusate, di Ghost Driver oggi. Cioè, però se ci mettiamo, pensiamo tipo una persona come Alessandro, qualcuno, quindi un preparatore la fa a numero chiuso, quindi 15, quando l'ho pensato, Marino, una cosa del genere. Però una cosa che non è stata mai fatta, che uno arriva con il borsone tutto quanto, seguito da professionisti, quindi si farà un briefing, ci sarà un motorista, un delagista, è tutta una cosa fatta bene, ovviamente vi faremo sapere, però noi abbiamo tutti mille cose da fare. Abbiamo tanti progetti, ma piano piano li faremo, ma non sappiamo le tempistiche. Quando? Infatti anche la gente giù a Frangiacorta mi ha detto: Matteo, ma quando organizzi o le vincole capoto dei... Poi il grande De Palma, ve lo ricordate Diego De Palma? Diego. Gli ho dato io il primo adesivo, le vincole capote. Ecco, io l'ho ridato su, dico, ragazzi, dico, lo facciamo, però un attimo, purtroppo stiamo organizzando il Leader Track Tour, che adesso, settimana prossima, ragazzi, chi fosse interessato a aderire come brand, noi già stiamo di 4-5, non ne prenderemo tanti altri, sempre nel mondo del karting, che avrà visibilità, però chiuderemo tutto, perché dopo ci sarà lo stampaggio delle etichette e tutto quanto, ci sta un lavoro dietro enorme, che speriamo, dalle aspettative, che viene una cosa, no, giusto, bene, Marco? Assolutamente. Una cosa che non è stata mai fatta, noi ci piace queste cose qua, e quindi anche questa qua... No, non sarà facile, perché arrivare in Sicilia con il jet privato e quindi... Vabbè, io devo organizzarsi. Dopo perdo un po' di credibilità, la gente... C'è un lavoro dietro enorme. E quindi non è facile. Alessandro ce l'ha 4, ce n'ha 8, però 4. Salutiamo Fronzilli. Ciao Fronzilli. Oh, prima era a cena vicino a me, mi ha detto: Marino, mi raccomando, salutami. Sì, ma no, okay. Dobbiamo salutare Passione Carte, che ci abbiamo Passione, tutti il sempre... gruppo che ha Passione Carte, salutiamolo. Grandi. Ecco. Numero uno. Belli appassionati. Numero uno, che arrivano 1000, guarda, adesso 83 notifiche, così. Solo? Sì, ma questo è da un'ora fa, perché ho messo e non si parla di gatto in quel gruppo, non si parla di gatto, se non lo guardi in mezza giornata escono fuori 400-500-800 messaggi. Ecco, vedi, Davide Baiani dice bellissima idea di questa, perché molti ci hanno scritto, quindi magari ce lo possiamo sentire, ognuno fa tra virgolette il suo, perché io in base a quello che ci chiedono la gente non è che lanciamo idee. Abbiamo una delle più belle piste, abbiamo a disposizione una delle più belle piste del centro Italia, no? Uno, due vibrato. Persone competenti, perché giusto adesso... Alessandro? Concordo. Però ovviamente, quindi... sai che Marino ci sta a trovare i tempi di tutti quanti, perché comunque faremo una cosa fatta ad hoc, quindi la disponibilità, se tipo mi piacerebbe, ecco, tu con me, Rai, Alessandro, Motori, quello che si c'è, fa un gruppetto dei professionisti, comunque curata in massimo la numero non grandissimo, perché deve essere una cosa del... no, delitte, se devi seguire la gente per una giornata che si va divertire, ma secondo me Matteo, adesso la dico così, che magari può essere giusta, può essere sbagliata, potrebbe essere un'idea anche fare due giorni dove ognuno viene giù con il proprio telaio, fare un Marino, aspetta, però sto a dire questa cosa perché ci sta gente che va con i rental e gli piacerebbe provare, oppure tanti che ci seguono. Certo, però aspetta. È diversa la cosa. No, se si porta a carte, ok. Noi apriamo due giorni per tutti quanti, facciamo due giorni per noi, per tutti quanti quelli che ci seguono. Ah, poi magari mettiamo a disposizione. E poi magari mettiamo a disposizione 4-5 go-kart dove... Sì. Chi è che vuole provarli? Però ok, quello sì, però io, Alessandro, è brutta come idea, perché molti ci hanno scritto, cioè chi è? No, te lo rendo. È lui, mettete su lei, te lo rendo, sai come, dai, sai che cosa vede adesso? L'avete visto mai Paolini, quello del disturbatore? Paolini, è lui, il disturbatore. Aspetta, se Alessandro caccia Renda, io cacciolino, pazzesco, terrorenda. Alessandro, che è Clorenda? Peggio. Quindi state lo stesso bene. Oggi sarà chiamato, sì, così. Il disturbatore. Della pista. No, poi un attimo parliamo di due cose e poi chiudiamo, che loro ci hanno da fare domani. Però Alessandro, è brutta come idea pure a te, nel senso gente che ci hanno voglia di... No, è bella. Ma sicuramente va bene. Però è stato mal tempo e non è facile. Bisogna studiarla bene e vedere come fa. Io a te ti acquisto, dopo vediamo tutto come si può fare. Io sono il top.
Alessandro, allora, facciamo caricare, scaricare. Sì, ma tu vuoi acquistare Sferrella a parametri zero, non è un giocatore no, così. No, no, ragazzi, non è a parametri zero. Non funziona così. No, aspetta, Marco. Sferrella non viene. Marco, però, quando si parla di cose serie, parliamo di cose serie. Ah no, qua, siccome dopo, perché la gente dopo ci segue bene. Ovviamente qua, perché noi che siamo fatti bene fratelli, che qua tutto è. Ovviamente ci sarà un prezzo, ma che comunque seguite i professionisti, però voglio leggere. Perché comunque è una cosa che mette a disposizione di Rai, no? Da competizione, le metriste e tutto quanto, poi ma sì, attenzione. Ma... Sì, si vede, quante ore si vede tutto. Bianco, poggi la cappottata. Che porti? Ma che maglia porti? La mia non la no, aspetta, non Matteo. Aspetta, scappa il dinosauro. Come la cappottata? Ecco, no, merda, no, è bellissimo. Paolini, destra e sinistra. No, è bellissimo. Ciao, Carlo. L'avevo legato, eppure l'avevo legato bene prima. Paolini, ciao, Jacopo. Ciao. Ciao, ciao, Jacopo. Dove stai? Al mare tu, Jacopo? Non ci senti. Non ci senti. Papi! Ecco. Niente, che così fa... Che sei marato, il giapponese? Sì, sì, parla non giapponese. Oggi Matteo la cappottata. È arrivato lungo. Oh, stiamo decelerando stasera, però un attimo. È caduto? Sì. Ciao, Jacopo. Ciao, Elisa. Ciao, ciao, buona serata. Allora, no, torniamo a noi. Perché no, questa è una cosa che abbiamo detto. Momento serietà. Ok, questo è il campus, quindi già un bel numero, quindi ci sto contento. Poi se manca uno ci metteremo Pizzuti da piccolo. Pizzino. Sì. E chiudiamo tutto. Allora, io vorrei tornare invece, poi chiudiamo, perché comunque diciamo, ci siamo detti tanto. Adesso spiegacete, vabbè, se dire nostro, ormai c'è stata la linea, chi lo può acquistare? Chiama Greyhound, non mi chiamate a me perché già c'è mille cose, oppure le faccio da tramite e si va. Vincere dell'esivo esclusivo o le vincole capote della Greyhound. E questo sito è nuovo, si può raccontare qualcosa? Io l'ho visto che è fantastico, io l'ho visto proprio in foto come ha mandato, che già sono tutte alla pellicola, non so come cazzo allora fai, fa una cosa. La scritta, anzi, se lo riprende la foto. Dobbiamo riparare un'altra volta. Ok, le piace restare un attimo. Però è qualcosa di diverso. Certo, proviamo a fare sempre qualcosa di nuovo, ovvio. Normale. Matteo, è normale. No, però la Greyhound è sempre alla ricerca di sviluppi. Si sviluppa però con il suo tester ufficiale. È fantastico perché quando sono andato giù mi ha detto non entravo perché come ha detto io giustamente ho detto vogliamo vedere come si può inserire, però è bello perché su delle cose magari esce dei segreti come Marco Pagani, le cose le abbiamo fatte vedere, ragazzi, non è per cattiveria, però siccome ci sta la concorrenza tutto quanto, quindi noi faremo altre live tecniche, sono lo stesso in programma. Però quando vai dai professionisti, allora se fai da uno così ti fa vedere pure le fatture di quello che compra, ma se fai vedere prodotti di un certo livello, delle cose normali, ma no, certo. Che magari lo stesso noi non, piloti non riusciamo a vedere, ma chi è del settore può captare e quindi mi ha detto, io mi sono aspettato l'ingresso e poi mi ha detto che fai? Entra, e sono entrato, però non mi permetterei mai, poi ho pensato dove sta qua, no, e mi ha fatto vedere tutto, e già perché comunque c'è stato un certo tipo di... Già lì ti fa capire la serietà dell'azienda, secondo me, no Marino? Sì, sì, sicuramente. Quindi non è perché, infatti, io ho fatto questa domanda, non ci prepariamo mai scaletta. E infatti, come tutte le cose, c'è il suo procedimento da fare. Ma è giusto, Alessandro, perché significa che tu una cosa che ci credi, ci stai lavorando, come io adesso con la pace con Marco, delle cose magari te la prendi, perché quando ci sta un lavoro dietro fatto bene e tanto, certo, con sacrificio, magari ti arriva uno... Ecco, io non voglio far nomi, ma lo stesso qua nella pace diamo informazioni. L'ultima volta io mi arriva un boss, cassa dal pennello. Ma non lasciamo perdere gli adesivi, delle cose che altri pseudo pagine ci copiano, ma a me noi non ci interessa, perché noi lo facciamo passione, ok, ma è diventata una cosa comunque seguita e ci sono altri procedimenti. Però dietro un lavoro che io mi ci sto dedicando, anima e corpo, arriva uno che ti ricopia le cose uguali, ma vabbè, lascia il tempo che trova e mi fa anche pena. E sinceramente, vabbè, purtroppo ogni lavoro c'ha... va bene, però quando arriva un comunicato dalla Leconte
che ti saluta. Buonasera Matteo, che io ci ballo e mi dà l'esclusiva perché sono cose serie. E un'altra cosa che dopo, io dopo mi batte la brocca, ho mandato tutto al signor Bombare, già lo sa, perché comunque sta cose delicate. E più rimette su sta pagina, leva la scritta Matteo, leva la scritta pure il cognome Bombara, leva la foto e lo rimette. Ci ho avuto tempo 7 minuti, perché se no io con 10 minuti arrivo pure dove sta. Ma non è una cosa di correttezza. Chiudiamo qua sta cosa. Lascia stare. Oh, va bene. Lascia stare. Oh ragazzi, io vi ringrazio. Noi ci andiamo a riposare per stasera. Oh, ma salutate Merenda. Mi raccomando. Va bene. Mi raccomando, un in bocca al lupo a voi, a tutto il team, a tutti i piloti. In bocca al lupo, voi dateci notizie, teneteci aggiornati su come va tutto il weekend. Speriamo che vinca il migliore, quindi che sia il vostro pilota, dai. Mi raccomando. Diciamo, guarda, diciamo che sia verde uscendo, perché tanto sono tutti verdi questi tre. Un uscendo verde, no? Vediamo, dai, vediamo. Dai, ragazzi, vediamo di fare il meglio, dai. Io ti ringrazio per sempre, perché comunque è un piacere. Eccolo, basta. Roberto! Eccolo, profico. Profico! Oh, è scappato pure questo. Allora, a destressa, sì, ragazzi. No, no, allora è timido il ragazzo. È timido, ragazzi. Grazie, perché comunque... Noi ci stiamo a livello di amicizia, ma è vice campione del mondo KZ, che è la massima espressione del karting, quindi non è che ci abbiamo uno così. Marino è della famiglia, quindi appoggiamo questo progetto che è bellissimo. Sto accogliendo già che ti sta, e non me l'hai detto però, sta cosa che già avevi raggiunto, sta quota, che ci andiamo spesso. No, se te ne fai con me, Marino, che pensi, te blocco, cioè, tu lo sai quando viene, te voglio, e quindi. E sto accogliendo, perché tanto il lavoro premia. E niente ragazzi, la 40ª puntata di Tiki Carte si conclude qui, però vi ricordo che giovedì torna, non è Tiki Carte, mi sono sbagliato, perché Tiki Carte è il box del carte, e leggete bene, abbiamo Nino Chiesa che secondo me come Alessandro, trattiamo di personaggi importanti che ha fatto la storia del kart, quindi parliamo adesso attualmente è campione d'Europa, quindi. Ma poi lui c'ha una sua pagatezza, è un signore. Io quando l'altra mattina mi ha chiamato, ho visto Dino, mi diceva Dino, un attimo non c'avevo il numero, e un attimo mi sono fermato, perché per noi kartisti comunque è come un idolo, no? È passato a Zanardi, gente come Pandano, cioè sono passati Hamilton, tantissimi, quindi faremo un viaggio nella storia del karting. Spero che ci sarai pure tu, Marino, se tempo permettendo, il live, dicevo, poi ci sentiamo, ragazzi. Oh, Alessandro, ci aggiorniamo alla prossima. Mi raccomando. Benissimo. Ciao, guarda qua che Greyhound number one. Ragazzi, ripeto, almeno 3 decimi più forte va quel sedile, quindi no, allora è la combo adesivo che spopola. Assolutamente. E prezzo, lancio. No, lascia per il prezzo. No, lancio e basta. Lancio e basta. Siamo su. Lancio e basta. Lancio e basta. 3 decimi e mezzo. Oh ragazzi, il chat che piace è solo lancio e basta. Ciao a tutti. Ciao Maria, ciao Lorenzo. Ciao. Ciao.